Chi approva alza la mano. Siamo contemporanei. Oggi il Veneto ha detto addio alle banche popolari. Dopo Veneto Banca, anche Popolare di Vicenza diventerà società per azioni. E con l'addio alla società cooperativa, che raccoglieva fondi per sostenere l'impresa locale, si chiude un capitolo della storia economica del Nord-Est. E come la Popolare di Montebelluna, anche la Vicentina ha sigillato il passaggio con un voto definito quasi bulgaro. 87,19% di sì contro il 12,28% di no e 1,0,50% di astenuti. Appena 1.933 i contrari sugli oltre 11.000 presenti oggi nella tensostruttura sorvegliata a vista delle forze dell'ordine a Gambellara. E tra i presenti tanti trevigiani arrivati alla banca di Zonin, in gran parte con la fusione della storica banca Piva di Valdobbiadene e della Popolare di Castelfranco, del presidente e sindaco Marchetti. La prima cassaforte del Prosecco, la seconda forziere dell'impresa meccanica e quella edile. Ma erano altri anni, quando il passaggio venne valutato bene ai trevigiani. Per una quota di marca, 2-3 quote di Vicenza. Soldi, tanti, in un tempo dove tutto girava e il vento soffiava forte sulle vele del nord-est produttivo. Oggi tutto è cambiato e ai sorrisi di un tempo, quando le assemblee duravano 2 ore, i pranzi sociali 4, si sono sostituiti i volti scuri di oggi, dopo ore e ore di discussioni e un buffet leggero e in parte dimenticato. Lei, come tanti nel Trevigiano, aveva investito tutto in questa banca? Non tutto, ma gran parte per me e per i figli. Il problema era lasciare un'eredità buona ai figli, invece lasciamo solo carta straccia. Quindi lei, se tornasse indietro, cosa si dà una colpa a lei o...? Di aver venduto le azioni nel 2009, la soluzione era il 2009, era l'ultimo anno buono per venderle. Ma nessuno pensava sarebbe finita così? Nessuno pensava, parlando abbiamo varie associazioni in zona e nessuno pensava a un disastro del genere. Qualcuno l'ha chiamata la caduta degli dèi, quelli che prima hanno portato la Vicentina a oltre 60 euro per azione e poi a 6,30 euro attuali. Qualcun altro dice la fine di un mondo, quello degli Schei, visto che con la quotazione in borsa anche la Popolare di Vicenza rischia di finire come Veneto Banca, prevista a 30 centesimi di euro per azione. Risparmi di generazioni finiti in carta straccia, mormora più di qualcuno, perché come a Montebelluna, anche a Gambellara, le formichine venete, senza protestare più di tanto, alla fine hanno chinato la testa.